Forza, voglio revincita. Mi piacerebbe, purtroppo non ha più. Noi del Team Idro siamo sulle tracce di qualcosa a Ferugipoli. E bentornati, miei cari, su Pokémon, sul terzo episodio di Pokémon versione Smeraldo. Qui siamo sempre a Petalipoli. Allora, ragazzi, prima di tutto, di andare avanti, voglio farvi vedere chi ho catturato. E ho catturato Tylob e l'ho soprannominato Invirtu. Natura Scaltra, percorso 104, livello 4. Attacco più in attacco e velocità. E vabbè. Ho allenato un po' i Pokémon. Sì. Ok, andiamo un po' avanti. Non ho preso le bacche. Vabbè, sì, dovevo aspettare voi. Mentre facevo il video. Ah, ok. Voglio prendere questo. What the fuck? Non mi fa niente, vabbè. Andiamo avanti. Ops, un'allenatrice così a caso. Attenzione. Comunque il percorso 104 è quello sotto quando sono passato prima. Panna qua sopra. Allora, Zigzagoon contro Gilder. Zigzagoon non lo usa nessuno. Allora, finalmente dopo quella lotta contro Seedot ha imparato Confusione. Meno male. Poi, paura. Mamma mia, quanto è forte. Gilder. O Gilder. Mamma, ecco, mamma. E mo lo uccido. Cioè, va a capo. Perché se faccio confusione, sì. Buono, buono. Buono, quanta esperienza. Comunque, tipo, Tylob l'ho trovato a livello 4. E con i Pokémon selvatici l'ho fatto salire al 10. Perché era un po' troppo scarso. Ma qua c'era una Pokéball. Al primo coso d'erba. Ecco, ragazzi, questo vi parlavo che era Cascon. Però si può trovare anche nell'altro modo, però. Cioè, sono scarsi. Meglio non prenderli. Meglio prendere Warple. Ah no, chi è questo? A volte se non le vedi ci sono le cose sul terreno. Ah ragazzi, se andate qua, andate dall'altra parte e potete finalmente prendere questo strumento. Che è una Pokéball, anche se non. Vabbè, è sempre uno strumento. Ok, stavolta andiamo sopra. Aspetta, perché c'è sto. Attenzione! Ho detto perché non c'è l'erba, infatti c'era una pozione. Guarda questo. Che si mette in mezzo. No, che pensiamo sempre quasi all'ultimo. Chi è Urple? Ma è Urple, Sì. Ok. Dai, sbrigati! Ok, vai. Allora, ah, ecco, primo allenatore di oggi, no, secondo. Dai, Wurple. Sì, Wurple, vai, Gilder. Allora, Gilder usa confusione. E vai, capo. Mamma mia, quanto è forte, Gilder. Quanto è forte? Un altro Wurple, non mi dica che c'ha. No, vabbè, c'ha 4 Wurple questo. È come all'inizio, tipo altri giochi, tipo, mo dico, Heart Gold, che tipo, Weedle. Wurple. Mi viene. Ok, Wurple, un altro KO. Oddio, quanto ne manca un altro, eh? Sì. Madonna, quanto gli odio sti allenatori, oh. Piglia mosche. Piglia le mosche. Che battuta. No. Perché non il livello 9? Va bene, andiamo avanti. Oh, una Pokéball. Antiparalisi. Buona. Mi servirà qua. Wurple selvatico. A livello 5. Vai.
Ok, andiamo avanti. Non c'è neanche l'ombra. Ma di che? Ciao, per caso hai visto un Pokémon chiamato Sromish? Da queste parti? Quel Pokémon mi piace da matti. È strano. Ti avevo teso una trappola, ma hai perso tempo a bighellonare per il bosco petalo. Ah, il bosco petalo questo si chiama, ecco. Vero, mi sono stufato di aspettare. Quindi eccomi qua, ma chi è? Ehi tu, ricercatore della Devon. Dammi quegli appunti. Scappa. Bravo. Ah, sei un allenatore, ma aiutami. Che cosa credi di fare? Non vorrei mica proteggerlo. Non c'è alcuna pietà per chi si mischia negli affari del Team Idro. Nemmeno per chi è ancora in tenera età. Dai su, lottiamo. Oddio, quanto è figa la musichetta del Team Idro. Ma no, raga, non ci credo. Pokegna è un tipo normale e buio. E se faccio confusione non effetto? E io devo mettere Iskandar. Va bene. Quanto odio questi Pokémon. No, quando odio Pokegna perché gli altri sono fighi. Botta. Mo fallisci. No, raga, mo inizia a fallì. No, bravo. Poi ho torto me. Ah, brutto colpo, ecco. Oh, senti, ah, Pokegna. Bravo. Oh, livello 9. Giusto. Ok, abbiamo distrutto il Team Idro, anche se era una persona. Certo che è proprio del fegato hai dentro metterti negli affari del Team Idro. Forza, voglio la rivincita. Mi piacerebbe, purtroppo non ha più. Noi del Team Idro siamo sulle tracce di qualcosa a Ferugipoli. Per oggi ti lascio. Ah, grazie che me l'hai detto. Sì, hai. Importante. Oh, la Mega Ball. Grande bomber. Sì. Non ci metto. Infatti mo vado pure io. Se non incontro allenatore. Ma questo no. Non è un allenatore. Ecco allenatore. E i Pokémon selvatici ovviamente. I Pokémon. Eccolo! L'ho trovato se no, Micio! Signore, vieni qua! Ma perché il signore non viene? Vabbè, io fuggo. Se porti un Pokémon con le 8 ore a scuola fare una figuraccia. Oddio, sto a morire. Allora, vai, Guild, insetto tocchi. Tocco, l'insetto. Vai, confusione grande. Non lo uccide. Ma non è super efficace confusione. No, raga, aspetta, non è super efficace. No. È un altro Ningata, e quanti Ningata c'hai? Comunque sono figli Ningata, ma che è? Un ragno, che è? Boh. Perché gli ho fatto più danno? Boh. Magari può essere che c'ha meno difesa, allora c'ha più attacco. Boh. Ok, andiamo avanti. Oh, Pokéball. No, dai, volevo non prendere Pokéball. Oh, odio questi Pokémon. Questo Pokémon. Trova etere. Non mi ricordo a che serviva. Mi sa ai punti delle mosse. Tipo così. Oh, bacca, questa la prende. Dai, e dai. Ok, bacca. Un'altra bacca voglio. Grazie. Poi ragazzi, tutta questa parte la esploreremo nel prossimo episodio, pure la Pokéball prenderò nel prossimo episodio perché voglio andare un po' avanti qua e sfidare tutti gli allenatori di seguito.
e vedere com'è la città. Zigagoon. Vabbè, la città no, ma io sarò esploro nel prossimo episodio. Al terzo faccio vedere solo. Niente. Ok, ragazzi. Ora esploreremo quella casa laggiù. Mio, quanto è forte Gilder. Ok. Oh, aspetta, fammi leggere il cartello che non leggo mai. Consigli utili. Nelle regioni di Onn ci sono coppie di allenatori che sfidano altri. Vabbè. Ma lo so. Lo so che 2 contro 2 viene chiamato in doppio. Questo che è? Fiorista del bel petalo. Ok. E che ci dà di bello? Come ti chiama? Risen. Proprio un bel. Grazie! Eh sì. Le bacche si trovano su alberelli che crescono in aree fertili e soffici. Soffici. Se raccogli delle bacche, piantale delle altre nello stesso terreno fertile. Una volta piantata la bacca, germoglierà, diventerà una pianta. Darà bellissimi fiori e nuove bacche. Mi piacerebbe vedere il mondo ricoperto di magnifici fiori. Sì, anche se non voglio, però vabbè. Allora, mo andiamo a vedere qui che Pokémon troviamo. Eccolo, vicino alla Pokéball. Ah, sempre Urple. Ah, non è un altro percorso di quel che poi trovavo un po' raro. Riproviamo e poi. Pozione buona perché serve. All'inizio serve sempre una pozione. Oh, all'inizio una coppia. Tipo all'inizio. Oh, e dai, a Pokémon. Ah, si può trovare i Wingull. Non lo sapevo. Aspetta. È meglio Virto, cioè taglio, oppure Wingull. Ah, Tyrob si evolve in Swillow. E Wingull in Pelipper. No, vabbè, meglio in coso. Swillow. Andiamo qua così. Allora, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate tantissimi like, condividete il video. E per il prossimo andiamo a visitare la città nuova. E bella.